Edru, viaggio alla scoperta del pianeta musica accompagnati dal critico musicale Roberto Zambonini e in collaborazione con l'associazione musiculturale Immaginarti, tutti lunedì alle 19 su Lecco FM. Buongiorno a tutti, sono Roberto Zambonini, critico musicale del quotidiano La Provincia di Lecco. Lo scorso mese di febbraio io e Andrea Donato, il fonico che collabora con l'Ecco FM Visual Radio Station, abbiamo lavorato alla prima puntata di una nuova trasmissione intitolata Il Musicaedro, dedicata alla musica classica e non solo. Poi è arrivato il coronavirus, che non solo ha bloccato tutto, compreso il Musicaedro, che sarebbe il meno dei mali, ma sta costringendo ciascuno di noi a ripensare un po' al modello di sviluppo di una società, la nostra, non certo esente da responsabilità nei confronti della pandemia. Potrebbe quindi essere un'occasione questa per rivedere le priorità da attribuire alle cose che facciamo quotidianamente e in ambito culturale a riflettere sul senso e sul significato del fare cultura. Così anche il Musicaedro sarà sì un'occasione per stare insieme, per trascorrere un po' di tempo in modo intelligente, ma anche per riflettere attraverso la storia della musica, al ruolo svolto dalla musica stessa e dai musicisti, dai compositori, sul modo in cui appunto stiamo vivendo e come questi musicisti e la musica abbia in parte influito sul sviluppo delle diverse società. D'altra parte la musica e i musicisti hanno attraversato secoli di storia e quindi partecipato alle vicende storiche, culturali, sociali, politiche. Cercheremo con il Musicaedro anche di attrezzarci con qualche strumento di lettura e di interpretazione del linguaggio musicale, così da diventare, se già non lo siamo, degli ascoltatori consapevoli e quindi più soddisfatti. Il Musicaedro era il titolo di una trasmissione radiofonica degli anni Ottanta, andata in onda su Radio Grignetta, che avevo realizzato insieme allo scomparso Alfredo Casati, con il suo inseparabile registratore a nastro, e il nome Musicaedro voleva proprio significare che ci si occupava non solo di musica classica, sinfonica, da camera, strumentale, vocale, eccetera, avremmo fatto delle incursioni anche in altri generi musicali, nella musica jazz, nella musica leggera, in quella popolare, in quella proveniente da altre culture e anche nella musica elettronica. Incursioni che peraltro sono giustificate non solo dal fatto che la musica classica attraverso i secoli ha dovuto bene o male confrontarsi con gli altri generi musicali, ma anche dal fatto che oggi la cosiddetta commistione tra generi musicali diversi è un percorso quasi obbligato per i compositori e ha reso molto labili i confini tra un genere musicale e l'altro. Ascolteremo insieme anche musica dal vivo, invitando musicisti soprattutto dal nostro territorio. Io vi terrò compagnia mettendo a disposizione le mie competenze musicali acquisite non solo come critico musicale, ma anche attraverso una serie di esperienze maturate sul nostro territorio. Negli anni Ottanta sono stato fondatore e direttore dell'Orchestra da Camera Il Capriccio. Dal 2004 al 2014 sono stato tra i fondatori e presidente dell'Associazione Culturale Il Melabò, che ha realizzato qualcosa come un centinaio di spettacoli poetico-musicali proprio sul nostro territorio, e da qualche mese sono tra i fondatori e il presidente di una neonata associazione culturale
che si chiama Immaginarti, che avrebbe dovuto fare il suo debutto la scorsa primavera, inaugurando anche una propria sede operativa ad Ervio, ma il coronavirus ha rimandato il tutto. Bando alle ciance, vediamo di iniziare questa nostra avventura ascoltando Bach. Una scelta certamente poco originale, ma d'altra parte, parlando di musica classica, è quasi doveroso iniziare dal compositore che più di altri rappresentano la musica classica. Il compositore che nelle sue opere non solo ha sintetizzato buona parte della musica che l'ha preceduto, ma ha anticipato la musica che ancora doveva venire. Ecco Bach. Questo che abbiamo ascoltato era il contrappunto numero 9, tratto dall'Arte della Fuga, una delle opere più complesse e alte dell'intera storia della musica. Qui era eseguita dall'Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone. Sembra impossibile, ma Bach, oggi universalmente riconosciuto come un genio, dai suoi contemporanei è stato considerato un compositore marginale. D'altra parte, in quegli anni, siamo nella prima metà del Settecento, la società stava cambiando radicalmente. Si stava marciando a tappe forzate verso la Rivoluzione francese del 1789. L'aristocrazia era minacciata da una nuova classe sociale, la borghesia, che stava prendendo forma in diverse parti dell'Europa, dando vita peraltro a un pubblico dai gusti musicali diversi rispetto al passato. Un pubblico
orientato verso musiche meno complicate, meno difficili rispetto a quelle di Bach. Così, alla sua morte, nel 1750, è stato addirittura dimenticato e ha dovuto aspettare quasi un secolo per essere riscoperto. Ha dovuto aspettare Felix Mendelssohn Bartholdy, anche lui compositore tedesco, il quale nel 1829 a Berlino ha diretto e fatto conoscere al mondo, peraltro in una incisione, in una versione un po' ridotta e un po' ritoccata, l'oratorio La Passione secondo Matteo, capolavoro di Bach. Fu un successo che all'epoca fu definito addirittura trionfale, che ha consentito di richiamare l'attenzione dell'ambiente musicale sulle opere di Bach, dando il via alla sua rinascita. Che abbiamo appena ascoltato è uno stralcio tratto da una registrazione della Passione secondo Matteo realizzata l'anno scorso dall'orchestra La Verdi Barocca, diretta da Rubén Jais. È stata registrata nel Duomo di Milano e La Verdi, peraltro, è un'orchestra che conosciamo molto bene perché è protagonista da un bel po' di anni delle stagioni sinfoniche del Comune di Lecco. Dato che questo oratorio dura quasi 3 ore e quindi non è proponibile il suo ascolto integrale, vi propongo uno dei suoi momenti tra i più significativi, che ci consente di cogliere la profonda religiosità di Bach. Una religiosità fortemente ancorata nel protestantesimo luterano. Siamo nel cortile del palazzo. Una serva si avvicina a Pietro e lo accusa di essere discepolo di Gesù. Pietro nega. Nega per ben 3 volte. E subito il gallo cantò. A quel punto Pietro si ricordò delle parole di Gesù. In verità ti dico,
questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Uscito all'aperto, Pietro pianse amaramente. L'attenzione di Bach si sofferma proprio sul pianto di Pietro, suggerendo quasi una sorta di movimento di Dio verso Pietro, verso colui che l'ha tradito, verso il peccatore. Quindi qui non c'è semplicemente un Dio pietà. Qui, come qualche studioso ha giustamente sottolineato, il peccato di Pietro è dentro un abbraccio di misericordia. Interpreti sono l'ensemble danese Netherlands Bach Society, diretta da Veldhoven. La voce è quella del controtenore inglese Tim Med. Il controtenore è un maschio che, usando il falsetto, riesce a cantare nei registri femminili. Controtenori e sopranisti sono quelli che oggi, fortunatamente, hanno sostituito quelli che una volta erano i castrati. Il testo, che è in tedesco, recita: «Abbi pietà di me, Signore, per amore del mio pianto. Guarda il mio cuore e gli occhi che piangono amaramente». Ci risentiamo tra 6 minuti e mezzo.
La religiosità di Bach è testimoniata anche dalle sue numerose composizioni organistiche. Senza Bach, la storia della letteratura organistica e probabilmente dell'organo stesso non sarebbe quella che conosciamo. Da quando l'organo è diventato, oltre che strumento liturgico, anche strumento da concerto, nei programmi proposti dagli organisti difficilmente mancano sue composizioni. Vi propongo allora l'ascolto della famosissima toccata tratta dalla toccata e fuga in re minore BWV 565. A proposito, la sigla BWV che accompagna le opere di Bach indica semplicemente il sistema di catalogazione di tutte le sue opere, utilizzato dal musicologo tedesco Schmiedar. La B sta per Bach, la W per Werk, cioè opere, la lettera V sta per Verzeichnis, cioè catalogo. Quindi BWV significa catalogo delle opere di Bach. La registrazione che vi propongo è stata effettuata dal vivo il 20 agosto del 2004 a Barzio, sull'organo della chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro, un organo con ben 2633 canne, costruito dalla famiglia Organara Mascioni nel 1978. Alla tastiera c'è Roberto Maria Cucinotta, organista della chiesa di San Biagio di Monza e della collegiata Sant'Ambrogio di Alassio, in provincia di Savona. Il concerto faceva parte della 33esima rassegna organistica valsassinese. La durata è di 3 minuti. Ascoltiamo.
La genialità di Bach è certamente in gran parte un dono di madre natura, ma anche il genio deve essere coltivato. Anche i geni devono studiare e faticare. Si racconta che nel 1705, allora Bach aveva 20 anni, aveva compiuto un viaggio a piedi da Arnstadt, dove lui era organista nella chiesa, a Lubecca per ascoltare dal vivo il celebre compositore e organista Dietrich Buxtehude. Stiamo parlando di 400 chilometri. Tra l'altro Bach aveva chiesto 4 settimane di permesso, in realtà è rientrato dopo 4 mesi. La cosa interessante è che probabilmente Bach in quell'occasione non si è presentato a Buxtehude, ma, come ha scritto il suo biografo Forkel, fu ascoltatore segreto, nell'intento certamente di rubare, di carpire i segreti del mestiere, le improvvisazioni, le combinazioni di registri, i virtuosismi, che Buxtehude custodiva gelosamente. Tutto questo a dimostrazione che Bach era consapevole di aver sempre qualcosa da imparare dagli altri musicisti. Le musiche di Bach sono tra quelle probabilmente più trascritte. Non c'è quasi strumento musicale che non si sia appropriato di composizioni di Bach. E questo anche grazie al loro grande valore didattico. Oltretutto, la musica di Bach regge bene quasi qualsiasi trascrizione, riuscendo sempre a conservare qualcosa della sua essenza. A questo proposito mi ricordo una simpatica battuta di un violinista che faceva parte della mia orchestra Il Capriccio. E lui diceva: la musica di Bach la puoi suonare anche con il termosifone che funziona sempre. In questa battuta c'è del vero. Tra le 1000 trascrizioni della musica di Bach troviamo anche quelle per chitarra. Pioniere di queste trascrizioni è stato il famoso chitarrista spagnolo André Segovia, straordinario autodidatta, scomparso nel 1987, le cui trascrizioni hanno dato un contributo importante anche allo sviluppo della tecnica della chitarra classica. Allora concludiamo questo nostro primo viaggio musicale ascoltando prima proprio il grande Segovia alle prese con l'Allemanda tratta dalla suite per liuto in Mi minore BWV 996. Poi un'interessante trascrizione dell'Adagio e Fuga della sonata numero 2 per violino solo, BWV 1003, che il chitarrista canadese Drew Anderson ha realizzato per la sua chitarra a 8 corde, avvalendosi della versione per tastiera scritta dallo stesso Bach. La chitarra normalmente ha 6 corde, chitarra a 8 corde vuol dire che ha 2 corde in più e quindi una maggiore estensione, maggiori possibilità. Buon ascolto a tutti e arrivederci alla prossima puntata del Musicaedro.
Thank you.
Edro, viaggio alla scoperta del pianeta musica, accompagnati dal critico musicale Roberto Zambonini e in collaborazione con l'associazione Musiculturale Immaginarti, tutti lunedì alle 19 su Lecco FM.